Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Ci siamo lasciati nello scorso video con la boss fight con Jacob, con il fratello quello rosso, insomma, del padre. Siamo ora nella... poi vediamo. Nella parte della mappa sotto il controllo di John, ecco. Quindi ora andiamo avanti per poi ammazzare John, molto molto easy. Dove sei? Vieni qua. Dobbiamo un favore. Grazie per avermi salvato, giovane. Mi chiamo Merle, Merle Briggs. Mi pento di aver sottovalutato gli infidi complotti di questi figli di Troia. Sapevo che sarebbe successo. Ormai non cambia niente. So solo che abbiamo della gente da proteggere. So come vendicarci della setta. Ma se vogliamo fare le cose per bene, ci serve il Death Wish. È il mio fuoristrada. Il problema è che è in un garage sotto il controllo di quelle merde. Vai alla US Auto a recuperarlo. Io terrò al sicuro questa gente. Ci vediamo là, così possiamo spaccare il culo a questi dementi. Va benissimo. 100 metri. E già possiamo vedere chi c'è. Un allarme, due allarmi. Quelli là, c'è qua qualcosa che esplode, mi sembra. Sì, c'è un barile là vicino. Va bene, facciamo così. Iniziamo con questo. Ora. L'allarme è andato. L'altro lo posso vedere, se non mi sbaglio, ma penso di sì. Voglio essere sicuro, così ne uccido due con un colpo di quelli. Ok. Altro allarme, andato. Cecchino in testa addirittura. Qualcuno viene verso di me, possibile. Mi è parso di vedere qualcosa, ma non ne sono sicuro. Uno. Dai, 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 che ora tocca anche a te. Comunque, avrebbe potuto scappare, ma invece no. Ce la facciamo andare bene, anche perché ci rende tutto il gioco più semplice questo. Se mi potevo stendere qua era molto molto meglio. Su una gamba uccido, uccido anche su una gamba. Avamposto, facile facile. Fratelli e sorelle, c'è qualcuno che non gioca secondo le regole. Qualcuno che ruba ciò che ci appartiene. Ruba ciò che appartiene al padre. Un assassino, un codardo. Ma Dio lo vede e Dio ci guiderà da lui. Lo troveremo e lo puniremo, poiché questa è la volontà del padre. Chissà tra quanto lo incontriamo. Ora ci stiamo dirigendo verso Grace, che si trova nella chiesa situata in questa zona. Sempre missioni comunque principali, andremo avanti con queste per il momento. E dopo, appena completate, vedremo un po' cosa ci capiterà. Se conosci Grace, sai... Oh, amica. Se conosci Grace, sai che con lei non si scherza. Tutto il suo equipaggiamento è il top del top, sempre che sia scampato l'incendio, ovviamente. Ah, benissimo, quindi abbiamo liberato una conoscente di questa Grace che ci dice: armi belle, buone, forti. Se sono ancora in tanto. 100 su 120 metri siamo arrivati praticamente. Ehi, quassù, mi serve il tuo aiuto. Sì, arrivo. Chi ho visto? Dov'è? Oh, sì, però. Bravo, l'hai capito. Soltanto che... ah, eccolo giù in fondo. Dai, cheeseburger, vai. Cazzo. No, vabbè, dai. Ce l'ho fatta comunque. Ne manca uno, penso. Non vado da nessuna parte, figli di puttana. No, due invece. Ehi, Grace. Quasi fatto, se non finito del tutto.
Ah, benissimo, benissimo fatto. Quindi ora mi devo arrampicare. Per la porta non si entra di sicuro. Quindi per le scale. Qua che c'è il kit medico. Io intanto ricarico. Grace Armstrong. Benissimo. Sono Grace. E ha raggiunta voce di un tizio che va in giro a mettere i bastoni tra le ruote alla setta. Ottimo tempismo. Le vedi quelle tombe laggiù? Ci sono sepolti degli eroi di guerra. E mio padre è uno di loro. Gli Edeniti vogliono profanarle. Vogliono cancellare la nostra storia. Ci vogliono demoralizzare. Vogliono farci abbassare la testa. Ma io non ci sto. Finché ci sarò io, nessuno toccherà la tomba di mio padre. Ho una buona mira, ma mi serve qualcuno che mi copra. Saranno qua da un momento all'altro. Ok, iniziamo subito questa missione. Cecchino. Prendiamo la mappa, che dopo andremo a rivendere. Difendi il mausoleo centrale, orientale e meridionale. Uno. Adesso. Ah, non è morto? No, non è morto. Però ce ne sta un altro, mi sa. Non ci ha preso male anche per sbaglio. Adesso sì. In testa anche. Dove sta? Ah sì, tutti laggiù. No. Ne ha preso tanti. Vediamo un po' che si riesce a fare. Dai. Si è spostato proprio all'ultimo. Adesso so io che l'ho preso in mezzo alle gambe. Manco fossi cieco. Benissimo, sta andando. Ah no, Cheeseburger è morto. Merda. Beh, come cecchino non è male, eh. Sta donzella. Dobbiamo dividerci. Io li sfoltisco. Tu tieni d'occhio le tombe. Va bene, io c'ho solo 6 proiettili. No, 11. Sta arrivando, sta arrivando. Devi aiutarmi a sbarbagliarli un po'. Muoviti in giro. Amica, strada. Non è facile. Dato che hanno tanti, poi mi sparano. Dobbiamo dividerci. Io li sfoltisco. Tu tieni d'occhio le tombe. Madonna, è un disco rotto questo. Dai, ok. No, cecchino. Abbiamo un incendio. Te. Adesso un altro. Dove, dove, dove? Devi aiutarmi a sparpagliarli un po'. Amica, ascolta. Ringraziami già che sono venuto a salvarti, perché sennò morivo. Ce la possiamo fare. Oh, dai, ammazza che mi lascio. Allora. Ma c'è stanotte sulla sinistra. Devi aiutarmi a sparpagliarli un po'. Muoviti in giro. Tu già mi hai stufato. Ma l'ho preso. Giù non ci può. Ah, tank. Merda. Dobbiamo dividerci. Io li sfoltisco. Tu tieni d'occhio le tombe. Amica, e basta. Siamo troppo attaccati. Lasciami spazio. Oh, che palle, ma scendo. Ma se muoio, quanti te ne dico dopo. Ehi, ciao. Quindi, ecco il tank. Mezzo morto. Quello è arrivato adesso. E mo se ne va, vero? Ehi, vattene via. Più o meno. E che cazzo. Ah beh, un altro. No, non c'è manco. Oh, bello esploso. Però c'ho pochissimi proiettili. Oh, allora. Ho capito, su. Col cecchino vado meglio. Il tank. Eccolo qua. Benissimo. No, finiti, no, penso. Parla con Grace, ok. Ehi. Netto ritirata. Questo è troppo, mi ritiro. Bravo.
Devo ammettere che sarebbe stata dura senza di te. Ti sono debitrice. Ce n'è poca di gente che si mette in gioco così. Vuol dire molto per me. Mio padre diceva sempre che finché ci fidiamo gli uni degli altri c'è speranza. Se restiamo uniti, se ci aiutiamo a vicenda, la setta non ci spezzerà mai. Non voglio fare la sentimentale, ma se mai avrai bisogno d'aiuto, chiamami. Ci sarò. Allora, dobbiamo salvare un certo... Cazzo, ho sbagliato il tasto, ti pareva. Vabbè, giustamente, ora sanno che ci so. Ma che mira. Gliel'ho fatta arrivare sopra. Ah, gli era dietro, eh. Anfame. Madonna, questi mi ammazza. Anch'io ce l'ho con pochi proiettili, ce l'ho 80 per la mitragliatrice. Quasi tutti per la pistola e due per il cecchino, ma insomma, davanti con la pistola non è facile. Ehi, ehi, dai, vieni fuori, vieni fuori. E mi sa che c'è qualcuno che ti spara, amico. Oh, ehi però, te miro. Vedi le chiappacce. Ok, ci siamo. Ma ancora. Ah, non l'avevo visto. No, no, no. Merda. Ah, è lui. O lei, ma già non mi ricordo più. Ah, vabbè. Dai, 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 che ce la faccio. Stealth, ce la famo stealth. Dai, sì, sì, stealth. Sono un po' nei casini. Siamo in trappola. In trappola, cazzo! Giuro su Dio che lo ammazzo, quel figlio di troia di John Seed. Hai visto gli Edeniti andare via col mio aereo? Mi serve, era la nostra unica possibilità di scappare. Andrei io, ma mia moglie è incinta e potrebbe partorire da un momento all'altro. E io non so cosa fare. Cioè, senza quell'aereo siamo fottuti. Ti prego, io... La mia famiglia ha bisogno di te. Mi dispiace. Di solito mi do un contegno. Io sono Nick, comunque. Senti, conoscendo la setta, avranno preso il mio aereo per portarlo al ranch di John Seed. All'unica pista abbastanza lunga per farlo atterrare. So che ti chiedo molto, ma sono disperato. Quasi arrivati, sento anche una bella radio che ci romperà abbastanza le palle. Oh, altro va un posto, benissimo. Oltre al cecchino e all'allarme, qualcun altro magari. Ah, intanto... Ah, ecco, due allarmi, benissimo, ci siamo. Altri due. Tre. Allora, no, no, devo cambiare tattica. Allora, se là non ce ne sta un altro. Ok, ci siamo. Fatto questo. Ma ce ne stanno tre. Dai. Ok. Questo. Dai, l'ultimo. Benissimo. Ricarica. Loro tanto non vedranno mai niente. Oddio. Due in uno. Ma che... Ah, la roccia. Sali. Bravo, Mikok. Bene, bene, bene. Stiamo andando veramente benissimo. Te. Oh no, non è possibile, dai. No, non ha perforato una finestra, una tendina. Trova l'aereo di Nick anche con missione. Mi ero proprio... Ehi, amico,
Sì, vabbè, che sei Flash, tu dica. Il peccato si insinua dentro di noi. Ci spinge a compiere gli atti più indicibili. Grazie. Conosco la forza che ti spinge. La conosco molto bene. Ma io posso aiutarti, Mice. Come te la fai? Posso lavare via i tuoi peccati. Purificare la tua anima. Sarà arduo e doloroso, ma ne varrà la pena. I miei uomini verranno a prenderti. Ti porteranno da me. Non resistere, perché più resisti, più dura sarà la purificazione. Porca puttana, ragazzo! Hai rovinato la festa, John! Ora ti darà addosso con tutto ciò che ha. Tieni gli occhi aperti. Passo e chiudo. Sei stato marchiato, benissimo. Adesso, questo è l'elicottero di Nick. Giusto? Sì, è questo. Dai, apriti. Apriti cielo. Accelera, 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 che mo partiamo. Pilota l'aereo di Nick. Ehi, Vice! Posso anche sparare. Ho sentito alla radio della setta che qualcuno mi ha fregato l'aereo. Devi guadagnare terreno. Dirigiti a nord per ora. Che significa? Non posso venire là? Oh, i marchi alieni. I segni degli alieni sul grano. Facciamo qualche test. Vira tutto a sinistra sul cerchio del grano e vola bassissimo lungo il fiume. Non ci ho capito niente, sai. Tutto a sinistra su... Vabbè, io seguo questo. Ci sei? Tienilo dritto. C'ha un doppio senso sta cosa. Conviene che dai un'occhiata all'ala sinistra. Mi preoccupa un po'. Ogni tanto fa le bizze. Dovresti essere sopra un campo. Arrostisci tutti gli edemiti che vedi. C'ha l'asse verticale invertito. Ah, eccole qua. Gli scagnozzi di Joseph stanno contaminando le riserve d'acqua. Controlla i serbatoi di irrigazione e intervieni. Va bene, va bene. Ah, altra roba da distruggere. Guardati, sei un asso del volo. L'erede di Clash Nixon. Cacchio, c'era un grande. Dicono tutti dove che devo atterrare? Sia la parte più difficile, ma ci sono io qui a insegnarti. Ah, qua. Tieni la vista davanti a te, abbassa qua vicino. Ah, col cerchio teoricamente. Sì, rallento col cerchio. Atterraggio strepitoso, collega, riportami l'aereo. Sono qui che ti faccio segno. Sei troppo bravo, sei troppo bravo. Ma grazie. Anche se già lo sapevo. Ehi, piano, piano, piano. Giustamente piglia fuoco. Oh mio Dio, guarda! Porca puttana, ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta, grazie! Kim! L'aereo è qui! Sì, ho sentito! Ehi, forza, giriamolo! Dai, prendilo! Sai, per la prima volta da tempo sento... che le cose vanno per il verso giusto. Maledetti edeniti. Kim, forza! Dimmi che non gli hanno fatto niente di male. Lo sai che questo aereo è nostro da 3 generazioni? Ci crederesti? Kim, vieni! Sì, sto arrivando! Giuro, quella donna a volte... Comunque... L'ha preso mio nonno, tornato dalla Seconda Guerra Mondiale. Era la sua gioia. Ho fatto qualche modifica in questi anni. Kim, vuoi sbrigarti o no? Muoviti! Cosa?
figli di Troia non mollano mai. Cristo santo. Ascolta, sono più bravo come pilota e tu a terra sei un mostro. Io colpisco dall'alto e tu dal basso, ok? E vai! Kim, non uscire finché non torno! Peccato, un momento bello. Lui se mi raccontava le cose. Ma adesso ci penso io a farlo diventare. Rovinato dagli Edeniti. C'è Kim in casa. Conto su di te per proteggerla, collega. Oh, e vai morire. Ma dove stanno quegli altri? Dentro casa no. Ti giuro un capo. Cioè. Oh. Che cazzo stanno gli altri due? Vabbè, saranno dentro. Ehi, allora, che fai? Qualcun sopra? Sicuro? Che fai, te competere col muro? Eh? Che è questo muro? Libera la casa di Nick. Oh. Ehi! Fammi scassinare il santa pace, allora. Ho detto. Fatemi scassinare il santa pace. Dopo. Ah, a posto, c'è quel. Dopo. Apro tutto. Sì, vabbè, però. Ecco qua. Oh, su il tetto. Malilucato. Ah beh, quelli che volevano ci pensano tanto. No, no, niente, nessuno non ti preoccupa. Almeno che non passo per tetto come prima. All'hangar è questo. Stai indietro, arrostisco quei cecchini sul tetto. Va bene, io tanto so terra. Stai indietro, arrostisco quei cecchini sul tetto. Sì, me l'hai già detto. Ehi, però sarebbe bello se li ammazzassi, magari. Ne arrivano altri lungo la pista! Lungo la pista? Ok, ora dovremmo essere al sicuro, collega. Vengo giù. Magari ci dai una mano con i bagagli. Oh, col porto, va bene. Non avvicin... Forza, Kim, andiamo. No. No? No. Vieni. Questa è casa nostra. Kim, continui a non capire. A non capire cosa? Che stanno rubando la nostra terra, rapendo i nostri amici e Dio solo sa cos'altro. Kim. Nick, questa casa l'ha costruita tuo nonno. Vuoi voltare le spalle a tutto? Non dicevi che un giorno avresti passato l'attività a nostra figlia? Ho detto che l'avrei passata a nostro figlio. Hai visto l'ecografia? È una bambina. Ma era su un vecchio schermo in bianco e nero. Non sono affidabili quegli affari. Nick. Ti amo, Kim. Anch'io. Bene, vice. Sembra che i Rai resteranno qui. Ehi, ascolta. Se vuoi supporto aereo, fammi un fischio, ok? Noi due saremo come Patch e Sundance. Guarda che muoiono tutti e due. Nah. Ti prego, tienimelo d'occhio. Benissimo, copilota. Adesso ci sarà un messaggio sicuro di qualcuno che mi dice qualcosa, no? Bene. Anche in questo gioco comunque viene dimostrata, anzi. Ah, che palle, lo sapevo. Ho passato
simbolo di speranza per l'intera contea. Va bene, capo. Stavo lì. Anche in questo... Mi stavo un po' appena. Anche in questo gioco viene... comunque mostrata... la forza della donna. Cosa da non sottovalutare, anzi... Ho appena deciso... che chiamerò... questo video... con un nome comunque simile. Io spero che il video vi sia piaciuto o vi sia stato utile. Se sì, commentate, condividete ed iscrivetevi al canale. Sostenetelo anche. E alla prossima.